Una forte scossa di terremoto ha creato il panico a Vibo Valentia e provincia. Il sisma è stato avvertito palesemente in tutto il vibonese, sulla costa da Tropea a Pizzo e nelle zone anche montane. Intanto evacuate per precauzione le scuole di ogni ordine e grado. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia informa che la scossa ha avuto epicentro a 2 chilometri da Francica e San Gregorio di Ippona. La scossa è stata di magnitudo 3.2 con una profondità di appena 6 chilometri. È troppo, il banco ha iniziato a tremare forte, è stato bruttissimo. Appena ci siamo subito alzati e siamo subito scappati fuori, perché non ci potevamo nemmeno mettere sotto i banchi, perché proprio saltellavano i banchi. È stato veramente brutto, è stata la prima volta. Devo dire che io ero una prima classe superiore e sono stati veramente molto bravi i ragazzi, perché appena sentito il terremoto si sono messi sotto i banchi, immobili, per cui non hanno creato caos. Tanta la paura, comunque abbiamo attuato il piano di evacuazione così come l'avevamo progettato. I ragazzi sono confluiti giù nello spazio, quello che è più ampio, capace di ospitarli. Spazio proprio previsto in caso di sisma. Sì, abbiamo fatto delle simulazioni e stiamo aspettando qualche notizia da parte della Protezione Civile. Paura, sì, io personalmente ero in macchina. Mi ha telefonato mia madre da casa sua: corri qui, scendi in macchina perché c'è stata una forte scossa di terremoto. Tanta paura, scuole evacuate, cittadini per strada e traffico in tilt a Vibo Valentia. Purtroppo è questa la situazione.